Sono Corrado Gentile e vi auguro una splendida serata e uno splendido momento di presentazione della vostra squadra del cuore. Nel senso del cartellino rosso, ecco, qualità. Antonio Marantes.
traguardo alla vita, avete condiviso naturalmente con il mister. Beh sì, però io penso che innanzitutto ci vuole umiltà, sacrificio e gruppo. E ci sta questa tranquilli? Queste cose? Sì. Speriamo solo che le altre squadre si sono rinforzate, però noi siamo più forti, quindi... Vogliamo celebrare e poi dare un po' di carica alle ragazze da Rispondi? Quindi manca una ventina di giorni. A proposito, colgo ottimo assist, colgo l'occasione per salutare e per dare un grandissimo applauso anche a loro, che stanno un po' più dietro le quinte ma che sono fondamentali: Giuseppe Pannozzo, preparatore di Vincenzo Cicarelli, le maglie, quindi adesso io andrò prima con i portieri e poi il femminese è sempre i portieri, perché le portiere sono sempre quelle che stanno, sennò che arriva dalla posta, quindi i portieri va benissimo, che ci siamo dimenticati. Stai col tuo sempre un bel non è colpa mia. Allora, mister, rimani qui perché cominciamo con i portieri. Veronica Attanasio. Thank you.
Mi raccomando, non mi chiamate qua. Martina Sanna, numero 8. E mi dicono che su questa maglia, la numero 13, siano riposte importanti speranze di fare male a tanti avversari. E automaticamente hanno preso le mani del, diciamo, della base per quanto riguarda già la maschile, no? Perché in futuro i prossimi giocatori li stanno tirando un po' di loro. E dall'importanza che stanno dando, i ragazzi hanno questa soddisfazione, ci stanno dando questa soddisfazione. Quindi loro due hanno quest'anno un impegno verso la società e anche loro si sono messi in gioco. Matteo è il primo anno che lo fa. E si è dedicato molto a questa situazione e lo vedo preso. Poi gli passo la parola e voglio sentire quello che mi dice. Hai detto bene, i giovanissimi, anzi gli allievi da juniores, perché quelle sono le categorie che andremo a disputare con i nostri ragazzi, sono importantissimi. Quest'anno, mi fa piacere dire questa cosa, abbiamo unito le forze con la società Under 97, che anche aveva iniziato a lavorare da questo punto di vista. In particolare la squadra allievi è il frutto di questa collaborazione e qui c'è Maurizio Giovannoni che lo voglio sottolineare. Ha fatto uscire dei giocatori che da giovani sono diventati molto importanti. Ringrazio la società per questa bella avventura che mi hanno proposto e ho accettato con molto entusiasmo sinceramente, perché mi sento di poter dare tanto a questi ragazzi e spero che apprendano il più possibile e portare il nome di Fondi avanti sempre in bene. Tutto qua. È stato un bel momento, ho sentito un grande entusiasmo e sono sicuro che entrambe le squadre trarranno grande forza dal vostro entusiasmo e le aspettative si tradurranno in bei momenti di sport e in bei successi per la Vis Fondi.